Intanto le alici marinate. Delle alici, belle spinate abbattute, quindi condite con un bel cucchiaio di aceto, mezzo cucchiaio di limone, sale, olio, peperoncino, prezzemolo. Il tutto tenuto in frigorifero per 24 ore. Due cipollotti con la loro parte verde, che è una parte saporita che mi piace molto. E poi 75 grammi di spaghetti di Gragnano. I cipollotti li dovete tagliare per lungo, prima a metà e poi dovete fare le fettuccine di cipollotto a così, perché sono arrugliato. Ecco, questo è il risultato che dovete ottenere. È un piatto rapido, per cui subito a cuocere la pasta, gli spaghetti, in una padella un fondino di olio d'oliva extravergine, subito dopo calate i cipollotti, una bella mescolatina che non fa mai male, un po' di sale ma pochissimo, e questi sono i cipollotti già pronti. Controllate la cottura degli spaghetti. Ci siamo, devono essere molto al dente, mi raccomando, perché dobbiamo terminare la cottura in padella. Raccogliamo gli spaghetti, belli, molto al dente, come abbiamo detto, e li saltiamo in padella, così, a mescolare col cipollotto. Mi raccomando di aggiungere l'acqua di cottura degli spaghetti, perché dobbiamo terminare la cottura, sono molto al dente. Una bella prova di arrugliamento e ci siamo. Possiamo impiattare. Allora, togliete la padella dal fuoco e incominciamo ad aggiungere le alici marinate. Quante? Beh, il necessario, quando ne volete. Con il loro prezzemolino, il loro peperoncino e un fondino dell'olio di marinatura. Una mescolata e siamo pronti ad impiattare. Eccolo qua il piatto, tanto bello. Lo facciamo girare, così lo vedete da tutte le angolazioni. E tutti a tavola, buon appetito, aiù! Distruggiamo il capolavoro e arrugliamo. Un bel nido, Siamo pronti? Grandioso! Si sente la marinatura, il cipollotto con la sua dolcezza, l'acidità della marinatura, l'alice, una sinfonia. Guaiù, facitele e mangiatevi, e alla prossima, ciao ciao.